Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua pronti ad andare ad affrontare la tappa numero 18 di questo Tour de France. Un'altra tappa, credo, adatta alle fughe, esattamente come quella di ieri. Per attenzione, perché ha un arrivo più semplice rispetto a quello di ieri. La strada si sale, però in teoria non dovrebbe essere una salita difficile. Infatti non è neanche classificata come GPM. Quindi proviamo a mettere qualcuno in fuga per la tappa. Non so chi. Devo fare attenzione per la Poix con Godou. Dovremmo andare in fuga nelle prossime due tappe. Quindi, qua non metterò di certo Godou in fuga. Forse proprio con Romain Grégoire. Il fatto è: se poi non arriva la fuga, Romain Grégoire ce lo giochiamo così. Non lo so, vediamo. Ed eccoci qua alla partenza. Sono con Romain Grégoire perché ci voglio riprovare come ieri a metterlo in fuga. Quindi proviamo l'attacco con Kung, Geniez e Romain Grégoire. Proviamo ad andare in fuga 3. Vediamo se ce n'è per andare. Vediamo se riusciamo a raggiungere la prima parte del gruppo. Per ora sembrerebbe di no. Ok, collabora. Il primo a collaborare ovviamente sarà Kung. Ok, ragazzi, intanto parliamo della tappa di ieri che ha visto, purtroppo, per il mio Simon, ha visto Carapaz risvegliarsi. Doveva scegliere proprio quella giornata, eh? Doveva scegliere proprio ieri per risvegliarsi Carapaz dopo 2 annetti dove non è andato proprio benissimo. Doveva proprio scegliere ieri, dove Simon comunque ha fatto una bella prestazione e io ci stavo credendo per la vittoria. Purtroppo poi Carapaz è rinvenuto, l'ha passato e l'ha lasciato lì. Peccato. Allora, intanto Kung mi sa che lo perdiamo in questa salita. Diciamo che lui ci ha aiutati ad andare in fuga, poi ci penserà Geniez. Anche se in realtà la fuga è andata, quindi provo a non collaborare, provo a tenerlo un attimo lì il nostro Kung. Fatemi vedere una cosa per la classifica della maglia Pois. Grégoire, no, questa è la classifica generale. Grégoire ha 11 punti. Però se riuscissimo a toglierne qualcuno, magari è qualche nostro rivale. Anche se c'è il terzo, Champoussin, quindi sì, però vado con Geniez a provare a levarlo. Ma no, no, vado con Grégoire, dai. Vado con Grégoire comunque. Segui attacchi, proviamo a levare qualche punto. Dicevo, anzi, prima concentriamoci su questo GPM, poi continuiamo a parlare della tappa di ieri. Vediamo se riusciamo a rubare questi 2 punti. Che sono pochi, però possono essere tanti se li rubiamo Champoussin. Vediamo, proviamo a partire ora con il nostro Romain Grégoire. Dovremmo essere partiti anche abbastanza giusti. Ok, li ha presi Skuins, quindi a noi ci va bene perché Skuins per la Poix ha 2 punti. Quindi a noi ci va molto bene. Ora Geniez viene a lavorare. Ok ragazzi, dicevo, quindi Carapaz che ha scelto proprio la giornata sbagliata per risvegliarsi dal suo annetto di letargo. Va bene così. Simon, comunque, dai, sono stato contento di vederlo almeno provarci e spero che ci riprovi magari anche quest'oggi, però quest'oggi secondo me il finale è meno adatto a Simon rispetto a quello di ieri, quindi non saprei se ce lo vedo bene, insomma. Intanto Kung è nel gruppo Barguil, quindi magari riesce a rientrare. Bravo anche Mas, tutto sommato anche lui si sta rifacendo leggermente come Simon, diciamo, alla caccia di una vittoria di tappa. Ok, Kung è rientrato, bene, quindi Geniez lo possiamo salvare un attimo. Ragazzi, io vado con Geniez a provare a rubare punti perché ho visto prima che con Grégoire ho speso tanto, eh. Quindi provo con Geniez in modo che così spendo con lui le energie e non con Grégoire. Vediamo se riusciamo a prendere questi 2 punti. Parte ora, eccolo lì, il nostro rivale di Valentin Madouas, Champoussin, che è terzo in classifica e che sta provando la rincorsa alla nostra maglia Poix, Valentin Madouas, che vi ricordo che è sempre secondo in classifica generale. Proviamo a partire ora, vediamo se sono partito al momento giusto. Va bene, gli ha presi Puls e Barguil, quindi io sono contento perché non hanno neanche punti, quindi sono perfettamente contento che li pigliano loro i punti. Va benissimo così, rimaniamo comunque con Geniez.
Dicevamo, la tappa di ieri, dietro Pogacar ci ha riprovato. Pogacar, come al solito, imprevedibile. Ci ha riprovato di nuovo a staccare Vingegaard, ci è mezzo riuscito. Poi sono rientrati sia Vingegaard che Evenepoel, e Evenepoel ha attaccato, guadagnato 10 secondi su Pogacar e 12 su Vingegaard. Io vi dico, Vingegaard l'ho visto molto male. Ho paura per la sua seconda posizione, perché vedo invece un Evenepoel che mi sta sorprendendo sempre di più. Lo sapete, io ero uno di quelli che per me non doveva neanche arrivare in top 5 in questo tour. Invece mi sta assolutamente sorprendendo. E lo vedo molto bene, molto molto bene per le prossime due tappe, non quella di quest'oggi, perché non credo ci sia spazio per provare qualcosa. Però per le prossime due, attenzione, Evenepoel, che potrebbe anche metterlo in difficoltà. E vabbè, Kung, però sei stronzo, eh. Vabbè, tanto finché glieli fottono gli altri, a Shampoo Sena, a me va bene. Quindi attenzione, perché potrebbe veramente essere a rischio la seconda posizione di Vingegaard. Ora, ha un bel vantaggio, perché vi leggo ora la classifica generale. Pogacar ha 3 minuti e 11 di vantaggio su Vingegaard, 5-0-9 Evenepoel. Però meno di 2 minuti, calcolando anche la cronometro finale, che però è molto mossa, quindi non so se sia, cioè, in teoria non va a favore di nessuno. Sì, Evenepoel è campione del mondo, però può fare solo la differenza, mi pare, nel finale, che c'è un po' di pianura. Quindi comunque Vingegaard sappiamo che va molto molto forte a cronometro. Però il segnale di ieri è stato brutto, e secondo me potrebbe pagare proprio sulle salite, potrebbe arrivare la crisi, perché mi ricorda anche un po' Pogacar l'anno scorso, che non era arrivato con la giusta preparazione, e infatti ha accusato il colpo nella terza settimana. E mi sembra che stia succedendo questo a Vingegaard, vedremo, magari mi sbaglio. Però diciamo che i segnali non sono stati buoni, quelli di ieri. Vedremo, vedremo insomma domani e dopodomani, perché ripeto, quest'oggi secondo me non c'è spazio per darsi battaglia agli uomini di classifica. Più che altro quest'oggi io vi direi un'altra cosa. Sono curioso di vedere l'atteggiamento dell'Alpecin. Perché? Perché è un arrivo. Cioè, la tappa è tosta, secondo me non è adatta a Philipsen, però è anche vero che se non ci provano in questa tappa a ribaltare le sorti. Vabbè, intanto qua ho fatto la minchiata con Romain Grégoire, ma va bene. Se non ci provano qua a ribaltare le sorti per la maglia verde, quando ci provano? Ora, io non so. Cioè, in fuga non credo di vederceli, perché comunque l'Intermarché controlla, e non credo che possa andare in fuga Philipsen. Però magari che la sua squadra si metta a tirare per provare un arrivo in volata. Ragazzi, intanto io ho perso Grégoire così. Sono un coglione. Sono un coglione. Bisogna dirlo. Quando bisogna dirlo, bisogna dirlo. Sono un coglione. Ho perso Romain Grégoire schiantandomi. Complimenti a me, ma va bene. Vabbè, ho perso pure Geniez, perché non gli ho dato il gel, ma sti cavoli, tanto non ne ha. Bom, aspetta anche tu, Lenny Martinez. Cosa stavo dicendo, ragazzi? Mi sto rincoglionendo. Ah sì, l'Alpecin. Sono curioso di vedere, perché secondo me quest'oggi vorranno inventare qualcosa per ribaltare la maglia verde. Però è anche vero che credo la tappa sia troppo dura per Philipsen, proprio anche per l'Alpecin da controllarla, perché ricordiamoci che l'Alpecin ha due uomini in meno, quindi la vedo difficile, insomma. Ripeto, in fuga non credo di vedercelo, perché l'Intermarché non lascerà andare di certo Philipsen in fuga. Però sono curioso comunque di vedere la loro strategia, perché ripeto, questa è l'ultima tappa. Se vogliono provare a prendere la maglia verde, o adesso mai più. Quindi sono curioso solo per quello. Anche se comunque, come vi dicevo, la vedo molto, molto difficile per loro. Grégoire, lasciamolo lì. Geniez, diciamogli di andare un filino più piano. E ora concentriamoci su questa tappa, ragazzi, che da noi. Mi sa che la fuga arriva, e noi purtroppo siamo fuori, perché ho schiantato Romain Grégoire, se no c'eravamo anche dentro, anche se non lo so perché Grégoire non lo vedevo troppo bene quest'oggi. Forse era meglio mettere in fuga Paché, sapete? Attenzione, perché comunque il gruppo è a 1 minuto, eh? Il gruppo è a 1 minuto, ragazzi, non lascia tanto fare. Attenzione, partono gli attacchi. Attenzione, partono gli attacchi.
Proviamo a seguire con Lenny Martinez. Vediamo un attimo. Proviamo a seguire con Lenny Martinez. Mentre Valentin Madouas lo teniamo un po' più calmo. Vediamo, ragazzi. David Goduaia. Che in tampa c'è, bravissimo per ora. Grande lavoro in copertura di Valentin Madouas. Partono altri attacchi. Lenny, ho paura. Lenny non ha molte energie. Lenny Martinez, diamogli il gel. Calma, calma, calma. Non andiamo più, non andiamo più perché non abbiamo più le energie, ragazzi. No, ragazzi, ho sbagliato a seguire gli attacchi con Lenny Martinez. Non ha più. Van der Poel intanto davanti che prova l'attacco. Lenny non ne ha più. Mannaggia, ragazzi, mannaggia. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Pache, proteggi Lenny Martinez. David Godù si sta per staccare. Tra poco lo manderemo su a ritmo al 60. Appena si stacca. Ragazzi, sapete cosa? Se Lenny ora si stacca, possiamo provare poi magari a mandarlo in fuga nelle prossime due tappe. Attenzione a Mathieu, eh? Attenzione a Mathieu. Ok, proviamo a seguire Evenepoel. Proviamo a seguire Evenepoel. Ci vuole provare Valentin Madouas. Ok, calma. Ok, David Godù, ritmo al 60, Pache, proteggilo. No, che cazzo ho fatto? Aspettate. Ok, Lenny, ragazzi, aia. Aia, Lenny, aia. Per ora Valentin Madouas comunque ancora qua, che ci prova per vincere la tappa, ma abbiamo veramente poco gel, abbiamo veramente troppo poco gel. Van der Poel mi sa che la vince, Van der Poel mi sa che la vince, ci prova Moric a rientrare, non possiamo far nulla ragazzi, abbiamo veramente troppe poche energie. Ci prova Pogacar, ci prova Pogacar, mi rimango in gruppo ragazzi, devo sperare nel gruppo, ma il gruppo non ne ha, prova Vingegaard a seguire. Prova Vingegaard a seguire Pogacar. E ci sta anche riuscendo. Vediamo il nostro Valentin Madouas. Lenny Martinez dov'è? Lenny Martinez ancora con Jonny Zagir. Si è staccato. Si è staccato Lenny. Mandiamolo a ritmo 100 fino al traguardo. Tanto dovrebbe averne per arrivare fino al traguardo. Il nostro Valentin Madouas. Attenzione che anche lui non è ben messo. Anche lui non è ben messo, perderà qualche secondino da Pogacar. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, parte ora Rui Costa che prova la volata insieme a Romain Bardet. Noi ci piazziamo in sesta posizione. Comunque, buona tappa di Valentin Madouas. Lenny invece purtroppo ha perso qualche secondino. David Godù anche, però Godù va bene, è comunque fuori già dalla top 10. Però attenzione, perché comunque ci possiamo provare nelle prossime giornate, forse proprio anche con Lenny Martinez una fuga? Non lo so, vedremo. Vince la tappa Van der Poel davanti a Pogacar di 7 secondi, Moric anche lui a 7, poi arriva tutto il gruppo a 12 secondi con il nostro Valentin Madouas che chiude sesto, comunque autore di una buona prova. Purtroppo Lenny Martinez 26esimo, 1 minuto e 20, quindi andiamo a perdere anche tanto. 1,28 David Godù, che più o meno lui si salva. Vediamo quindi in classifica generale. Valentin Madouas è sempre secondo, ha 28 secondi da Pogacar, quindi perde qualche secondino. Lenny Martinez è settimo a 14,41. Attenzione a Van Aert che si avvicina, però Van Aert dà le sue grandi salite. Penso, anche perché lavorerà per Vingegaard, penso si staccherà. David Godù è dodicesimo, 24,44, quindi domani ci proveremo, penso più con Godù, Lenny Martinez non so se si potrà muovere, però ci proveremo. Madouas è sempre leader della maglia a pois, Romain Grégoire è secondo nella maglia verde, siamo terzi nella maglia bianca, siamo primi ancora di team con 23 minuti e 12 sulla Visma e siamo anche primi nella combattività con Genietz. Ragazzi, staremo a vedere nella realtà cosa succederà, secondo me tappa adatta alle fughe, quindi non vedo il gruppo che arriva come da noi.
però mai dire mai. Ripeto, sono curioso di vedere cosa farà l'Alpecin, anche se reputo la tappa un po' troppo dura per Philipsen, però se ci vogliono provare per la maglia verde, questa è la giornata. O lo mettono in fuga o non lo so, però in fuga non penso perché l'Intermarché chiuderà. Però sarà curioso da vedere, insomma, la battaglia della maglia verde quest'oggi. E nulla, ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, vi ricordo sempre che gli abbonamenti sono attivi se vi abbonate, grazie, grazie mille. Quest'oggi dovrebbe uscire anche il video del Pro Leader, non so se riuscirò a mettervelo alle 18, in caso uscirà in prima serata, quindi alle 21. E nulla, ciao ciao!